Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Oggi voglio parlarvi di certi tifosi juventini che hanno veramente stufato, ragazzi. Cioè, qualcuno è anche fuori di testa, ragazzi. Però prima di partire, devo ringraziare tutti quelli che si stanno iscrivendo. Ragazzi, continuate a seguirmi iscrivendovi, facendo iscrivere i vostri amici, commentando, mettete like, condividete questi video perché questo video deve andare virale perché certi tifosi juventini hanno veramente stufato. Ragazzi, aspettiamo un video, ragazzi, questo video non sarà molto lungo, spero, penso. Allora, ragazzi, io mi sono stufato di sentire certi tifosi juventini che si lamentano ogni volta che la Juventus gioca, ok? Mi sono stufato. Anche ieri, dopo la partita contro l'Empoli, vinta 2-0, ci sono certi tifosi juventini che ancora si lamentano della Juventus. Allora, se vi lamentate per il gioco da Juventus, cambiate squadra, avete rotto le palle, cambiate squadra. Io so il motivo per cui voi ci avete contro Juventus, perché il motivo è uno, è Massimiliano Allegri. Io ragazzi ho capito, poi ci sono certi tifosi anti-allegriani che dicono la loro senza insultare e li posso anche capire, ma molti youtuber juventini hanno stufato, vai, fai il video sotto nei commenti, vedi, è il problema della Juventus, il problema della Juve, Juventus, fai un gol, vai indietro. La Juventus, ragazzi, quest'anno contro l'Udinese e l'Empoli, diciamo per il Bologna, l'Udinese e l'Empoli, poi due partite in trasferta, la Juventus ha sempre attaccato, la Juventus non è mai indietreggiata, anche con il Bologna, anche se poi siamo andati tutto subito indietro, perdavamo 1-0. La Juventus ha sempre proposto, è andata avanti. Poi ricordate che nel Bologna c'erano due rigori che non ci hanno dato e quindi potevamo andare essere noi in vantaggio. Poi la partita cambiava. Ma voi ragazzi avete stufato, ci avete sempre contro la Juventus per colpa di Allegri. Ragazzi, ma quest'anno la Juventus ha fatto 7 punti su 9, ragazzi. Ha fatto due vittorie e un pareggio. Ci sono squadre, ok, senza fare i nomi, che hanno un punto in classifica. Ce n'è una squadra che ne ha 3 punti perché 2 ne ha perse. Ragazzi, avete stufato, mi sono rotto i coglioni. Io devo vedere anche certe live, sempre dei commenti contro la Juventus per colpa di Allegri. Speriamo che la Juventus perda perché mandano via Allegri. Avete rotto i coglioni, ragazzi. Mettetevelo in testa che Allegri non andrà via fino a fine campionato, ragazzi. Se la Juventus sta giocando bene, sta facendo punti, è seconda in classifica, come cazzo pensate che la Juventus mandi via un allenatore e poi dovete pagare anche dei soldi? Una buona uscita, ragazzi. Avete stufato, ragazzi. Basta. Se non vi va bene la Juventus, non seguite le live, non seguite la Juventus, ma non veniteci a rompere i coglioni sotto le live, sotto i nostri video, con i commenti senza senso. Avete rotto le palle, ragazzi. Poi vorrei dire una cosa a quello youtuber juventino, che io penso che sia andato fuori di testa ieri, che ha preso delle gocce in video, ragazzi. Io il video suo non l'ho visto tramite OCV. Ok? Ho visto quello lì, sapendo. Io spero soltanto che era una finzione, che erano gocce di acqua, ragazzi. Perché se uno si va a mettere a prendere delle gocce di un medicinale in video su YouTube, dove ci sono minorenni che ti guardano, purtroppo ci sono minorenni che ti guardano, prendono da te, qualcuno può anche prendere da te l'iniziativa e le prende anche lui, e poi lui sta male. Io dico, ma quanti anni c'hai? C'hai una famiglia, c'hai dei figli, come cazzo ti viene in mente di fare il video dove prendi delle gocce di un medicinale? Nella Juventus a me mi ha fatto dormire, mi mette sonnolenza. Ho capito, se non te. Basta, ma non fare video stupidi! Non fare video stupidi perché ci sono minorenni che ti stanno guardando. Io spero che YouTube prenda provvedimenti, perché prende banna dei canali senza senso e persone che fanno questi gesti scellerati fuori di testa, ragazzi, non vengono bannati. Io il video suo non l'ho visto, non passo neanche al canale suo. Io non gli do visualizzazione perché, anzi, basta che voi andate nel suo canale e vedete il video senza commentare niente, gli date visualizzazione, ragazzi. Gli date visualizzazione. Quindi, ragazzi, disiscrivetevi da certi siti, di certi canali YouTube di juventini fuori di testa, ragazzi, e non guardate neanche i loro video, ragazzi. Non guardate i loro video, ragazzi, datemi retta.
Uno la Juventus o la ama o la odia, non è che perché la odia perché c'è Allegri, ragazzi. Io vi dico sempre che i giocatori e l'allenatore passano, la Juventus, l'amore per la Juventus resta. Noi tifiamo la Juventus, non tifiamo né gli allenatori né i calciatori, ragazzi. Ok? Quando la Juventus segna noi esultiamo, quando la Juventus perde ci incazziamo, ma la Juventus, non i giocatori, ragazzi. Poi ovviamente con certi giocatori ce la prendiamo male e certi giocatori li vogliamo bene, ma non per questo dobbiamo non tifare la Juventus o essere scontenti che la Juventus vince per colpa dell'allenatore, ragazzi. Basta, se voi tifate la Juventus dovete tifare la squadra, non gli allenatori e non i giocatori. Basta, ragazzi. E poi ci sono anche altri youtuber juventini che chiamano questa Juventus l'Allegrentus, avete capito di chi parlo? Io non i nomi non li faccio i nomi. Nome non le faccio, e anche quella persona non va più seguita, ragazzi, perché quella persona vi porta sulla cattiva strada, che dovete tifare contro la Juventus per mandarvi Allegri. Allegri, ragazzi, fino a fine stagione, se la Juventus continua così, non andrà via. Quindi o vi prendete il Malox o state zitti, ma non venite più nelle live e sotto i commenti, e sotto i video a fare dei commenti senza senso, se no io da oggi in poi vi cancello, ragazzi. Ragazzi, scusate questo sfogo, ma era dovuto farlo perché mi sono veramente rotto i coglioni. Anche quando Juventus vince, i tifosi si lamentano. Ragazzi, che dire, fino alla fine, forza Juventus, mettete tanti like, commentate, condividete e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.